Non solo il Greenwich Village a New York, Birk Lane a Londra, Via Tortona e Zona Lambrate a Milano. Anche Brescia ha preso l'arte del riciclo, per cui povero è bello, vecchio è vintage e pericoloso è emozionante. Che dire poi se si aggiunge il fascino del multietnico? Questa è la realtà che caratterizza oggi il quartiere del Carmine nella città della Leonessa. Da sempre il quartiere Carmine è stato popolare e, diciamolo, anche piuttosto malfamato. Così lo dipingeva un cronista già nell'Ottocento. Suburra, in cui si celebra Veggia il malfattore, il barattiere, la meretrice vagante delle specie più abiette, il limo inferiore della popolazione. Ma se agli albori era il quarto stato bresciano a popolare il Carmine, ora che la città si sta metropolizzando e conta il 19% di componente multietnica, il quadro è cambiato. Se ti addentri nelle viuzze del borgo, ti sembrerà di essere a Tunisi, o in Pakistan, o in Senegal, o in India. Odori, suoni e visioni. Prima sei invaso dal profumo di incensi, kebab e spezie. Poi aguzzi le orecchie e senti una cantilena nostalgica provenire dalla finestra aperta di uno dei palazzi sgretolati e ridipinti di scritte murales, simile a quella che sgorgerà poco più avanti dal negozio cinese di parrucchieri. Sei quasi accecato dai colori sgargianti della frutta esposta nelle cassette sulla strada e non puoi fare a meno di contemplare le mille fantasie del negozio di tessuti Dubai. Eppure, alzando lo sguardo, vedi in lontananza la cupola della loggia con il palazzo del comune e per accedere al quartiere devi attraversare un corso con il nome di un eroe italiano, Giuseppe Garibaldi. Così ti accorgi di essere ancora a Brescia. Fino a 2 o 3 anni fa il panorama finiva qui, adesso invece c'è dell'altro. I vecchi portoni che un tempo ospitavano famiglie povere e numerose, oggi sono spartiti fra la residenza popolare multietnica e il mondo dell'arte e della moda. Atelier e saloni di arte moderna, circoli intellettuali di sinistra e caffè letterari dove non c'è il wifi ma lo scambio di libri. Ma da qualche tempo la storia è anche un'altra. Nel giro di pochi mesi sono stati aperti almeno una ventina di locali notturni e la movida si è spostata da Piazzale Arnaldo, via Trieste, Piazza De Baldo Brusato e Borgo Viura al Carmine. Tra i locali più famosi c'è il Carmen Town, ristorante vocato alla musica live. È arrivata perfino la globalizzazione del piatto nazionale bresciano. Il Polentone, un locale interamente dedicato alla polenta che spopola soprattutto fra i giovanissimi. Da Elda Pirleria, bar vecchio nuovo di Via delle Battaglie, il proprietario Nicola combatte la crisi impiattando razioni di fettunta da accompagnare al pirlo, classico aperitivo bresciano. Il tutto esaurito quasi ogni sera, con gente fuori dal locale che consuma lo stesso, gli sta dando ragione. È così che pirlo, casoncelli e bruschette convivono col kebab, in un gemellaggio dello spiedo che riempie l'aria di salvia e cumino. Un porto di mare, un quartiere malfamato, il tempio dell'accoglienza, il top del trendy. Il Carmine è stato, e in una certa misura è, ancora tutto questo.